perché qualcuno te ne ha parlato. Chi te ne ha parlato? La mamma che andava in chiesa, la nonna che andava in chiesa, la catechista, la suora, il prete che ti ha fatto fare il ritiro, tu c'è la priora che ha organizzato, no? La sacrestana, no? Cioè, nessuno, e io sono viceparroco, sapete, a Roma, alla parrocchia di San Cipriano vescovo martire, grandissimo scrittore cristiano, 2 secoli dopo Gesù. Lui dice una frase bellissima, quindi già 1800 anni fa: nessuno può avere Dio per padre se non ha la Chiesa per madre. Perché se tu non hai la Chiesa per madre, ti fai Dio a immagine e somiglianza. Infatti oggi va di moda quello che chiamano il Cristo light. Il Cristo che non pesa troppo, no? Che non ti chiede troppo. Il Cristo light. Per cui, no? Come la Coca-Cola light, cioè che non impegna, che non dà fastidio, no? Quelli che dicono io sono credente ma non praticante. Oggi il padre Danco, mi pare, ha citato la lettera di Giacomo, dove San Giacomo nel Nuovo Testamento dice: tu dici che credi e non pratichi, bravo, anche i demoni credono. È credente, demonio è credente non, ma non praticante. È il patrono di tutti i credenti non praticanti. Demonio dice: i demoni credono e tremano. E poi ecco, pure il Papa usa 2 espressioni bellissime, una l'ha usata proprio a Colonia, no? La fede fai da te. E dice: attento, che la fede fai da te, lì per lì ti aiuta perché fai come ti pare. Vabbè, pure che non prego in chiesa, prego a casa, tutte queste storie. Pure che non mi confesso, chiedo perdono a Gesù, tutte queste storie. Eppure che no, che non faccio quello, faccio quello, vabbè, Gesù capirà. Vabbè, mio figlio convive, ma tutto con tutto è. Una teoria delle sole vocali. Però il Papa dice: attenzione, che la fede fai da te, ti aiuta lì per lì, ma nel momento della difficoltà non ti è vicina, perché te la sei fatta da sola. Un Dio che ti sei fatto da solo, a che serve? A chi serve? Oppure ho usato un'altra espressione per noi preti, forse che noi preti siamo più di capatosta, cioè il cristianesimo alla carta. Come il menù alla carta, questo mi piace, me lo piglio, questo comandamento mi va bene, no, questo non mi piace, questo non mi piace. Questo brano, questo è bello, questo lo racconto ai nipotini che stanno nella casa. E allora, ecco, forse oggi, di fronte alla Veronica che pulisce il volto di Cristo, è il momento che ti ricordi quale persona ti ha mostrato il volto di Cristo nella tua vita. Perché se tu oggi sei qua, qualcuno ha detto che a Medjugorje non si viene se non si è chiamati. Però Maria ti ha chiamato attraverso qualcuno. Allora, se tu oggi sei qua, credente, credente a modo tuo, credente alternativo, credente che ci prova, come ti pare? Però sicuramente è perché qualcuno nella vita ti ha mostrato il volto di Cristo e noi siamo debitori verso questa persona. Ognuno c'ha la sua. E allora adesso, facendo la stazione, portiamo nel cuore le persone, ti verranno in mente 1 o 2 volti di persone che ti hanno parlato di Cristo. E le portiamo nel cuore, per sdebitarci un pochino di un dono enorme. Se qualcuno ti avesse regalato una bella Mercedes, non ti avrebbe fatto un regalo così grande.